La Galleria Nazionale dell'Umbria ha annunciato un programma di aperture notturne straordinarie per la stagione estiva, offrendo ai visitatori l'opportunità unica di esplorare le tre età di Klimt al calar del giorno. Questo evento speciale si svolgerà il 25 luglio, il 1 e 29 agosto e il 5 e 14 settembre. Durante queste serate, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a due turni di visite guidate, curate dallo staff dei servizi educativi della Galleria. L'iniziativa è stata lanciata in risposta all'entusiasmo e all'interesse generato dalla mostra Un capolavoro a Perugia. Le tre età di Klimt. Il direttore D'Orazio ha dichiarato: "Abbiamo deciso di estendere l'orario di apertura del museo per dedicare a questo capolavoro approfondimenti. Porteremo i partecipanti alla scoperta dei dettagli inediti, delle storie, delle connessioni che si celano dietro l'esposizione." Le visite guidate gratuite, previo acquisto del biglietto d'ingresso, si svolgeranno alle 19:30 e alle 21. La Galleria Nazionale dell'Umbria l'estate si apre ancora di più alla città di Perugia perché diventa una delle sedi di Umbria Jazz. Però non per questo vuole in qualche modo rinunciare a fare una grande proposta importante e interessante per il pubblico dei perugini e dei turisti che frequentano la città in questi prossimi mesi. Ed è per questo che abbiamo inaugurato con le tre età di Klimt un progetto che coinvolgerà la Galleria nelle prossime estati. L'idea di portare in questi spazi un grande capolavoro di un artista molto popolare. E grazie alla disponibilità della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma siamo riusciti a far arrivare in Galleria le tre età di Klimt, che per noi sono un'opera non solo fondamentale perché ha un rapporto straordinario con l'Italia, viene presentata alla Biennale del 1910, verrà acquistata l'anno successivo dal Ministero dell'Istruzione, all'epoca non c'era il Ministero della Cultura, e quindi entrerà a far parte delle collezioni pubbliche italiane immediatamente, ma anche perché la Galleria Nazionale dell'Umbria è dominata dalla collezione di arte antica, ma nell'ultima sala, la sala 39, si apre al XX secolo contemporaneo ed è idealmente quello che poi accade dall'ultima sala della collezione permanente, salendo poi qui in queste sale dove ci si può letteralmente immergere nel lavoro di Klimt, grazie a questo capolavoro.